io me la cavo velocissimamente, anzi mi sposto anche così, lui era tutto che metto qua, che voglio soltanto dirvi grazie. Voglio dirvi grazie e in bocca al lupo. Io credo che questo sia un momento non facile per l'economia globale, per l'economia mondiale. L'Italia sta cercando di fare di tutto perché si possa ripartire, però ripartiremo, stiamo ripartendo, ripartiremo ancora di più, non solo se il governo e la politica faranno la sua parte, che deve fare ancora di più, con più determinazione. Io quelli che si accontentano credo che non possano continuare a far politica, bisogna cercare di sforzarsi ogni giorno, ma si riparte se le aziende, le proprietà, le lavoratrici, i lavoratori sono in condizione di ripartire. E allora vorrei venire qua con 2 anni di anticipo sui 50 anni, perché i 50 anni di AIA saranno nel 2018, mi ha detto il signor Bruno che voi non festeggiate, quindi non ci sarà nessun festeggiamento, non ci sarà nessuna... niente, quindi neanche le cerimonie di commemorazione positiva dei 50 anni le facciamo, faremo qualcosa, insomma. Io vi mando un bigliettino, poi fate che volete. Però la cosa bella è che in questa azienda, che in 50 anni è riuscita, partendo da una piccola realtà di provincia inesistente, ad essere oggi una delle 5 aziende leader dell'agroalimentare italiano, a naso guardo le statistiche, credo che siate assolutamente in questa graduatoria. E quindi vorrei dire che siamo orgogliosi di voi. Quindi il governo è qui non per fare grandi discorsi, ma per dire grazie. Grazie perché mettete i soldi in azienda, creando posti di lavoro. 10.000 persone che lavorano qua, soltanto di diretto, di lavoratori diretti, lavoratrici e lavoratori diretti. Grazie perché credete nel futuro. Noi siamo abituati in Italia a raccontarci che è bellissimo il nostro passato, ed è vero, uno guarda il passato e dice caspiterina che cosa meravigliosa, però poi ci rendiamo conto che la cosa più bella è quella che dobbiamo ancora costruire, che la pagina più bella da scrivere la scriveremo in un domani che dobbiamo andare a prenderci, non aspettare. 3, dimostrate che non c'è soltanto il piccolo, è importantissimo che ci siano le piccole e medie imprese che lavorino nel settore dell'agroalimentare, anzi noi stiamo facendo, oggi incontriamo al Vinitaly Jack Ma, il fondatore di Alibaba, vale a dire la più grande realtà, il più grande negozio del mondo come numeri, ovviamente legato all'e-commerce, e sarà utilissimo continuare a lavorare perché la piccola realtà del vino o dell'agroalimentare specialista possa avere accesso ai mercati globali. Ma abbiamo anche bisogno di soggetti grandi, industriali, forti come siete voi. Perché l'idea del piccolo e bello è suggestiva, è importante, va valorizzata, ma cosa avete fatto voi in questi anni? Non dico che vi siete mangiati altre aziende, anche se nell'agroalimentare si spiega, avete fatto un processo di acquisizioni, che oggi vi rende leader nel vostro settore. Avete avuto il coraggio di reinvestire e continuare a crescere e a crederci. E allora la faccio breve. L'Italia riparte se tutti noi smettiamo di lamentarci, intendiamoci, molte cose vanno cambiate, e anzi vorrei invitare i vostri collaboratori a segnalarci tutte le cose che non vanno, in particolar modo con la burocrazia, che è il nostro più grande avversario. Stiamo facendo le regole nuove, stiamo dando dei tempi, per esempio c'è questa cosa strana che si chiama conferenza dei servizi, quando dovete aprire una struttura e le conferenze dei servizi uno fa in tempo a addormentarsi perché durano mesi. Abbiamo messo dei giorni, adesso abbiamo detto voi avete 150 giorni, sono 5 mesi, non sono mica pochi, da quando si inizia a quando si può, poi deve essere sì o no, basta. Però questa parte di regole che sta andando avanti con i tempi ancora non soddisfacenti come noi, che noi avremmo immaginato, è però una parte che non è sufficiente. Quindi sui singoli punti, se c'è una realtà dove avete delle difficoltà, segnalatecela, perché deve essere chiaro che il governo tutto nella sua interezza sta attentissimo anche a quelle che sembrano piccole cose. Se c'è un comune dove c'è un ritardo nella presentazione di un progetto, se c'è un problema con le realtà fiscali, noi dobbiamo ad esempio avere sempre più un rapporto di collaborazione tra il fisco e le imprese, perché deve essere più semplice avere un rapporto forte tra cittadini e pubblica amministrazione. Detto questo,
Noi da nostra parte dobbiamo continuare a farla, le riforme del lavoro l'abbiamo fatta, la riforma della Costituzione, tutto vero, ma poi c'è la riforma della quotidianità, cioè riuscire ogni giorno a mandare avanti meglio di prima le nostre realtà imprenditoriali e non solo. Quindi noi ci siamo, ma non è che se noi facciamo le riforme l'Italia riparte. Riparte se la gente torna a crederci. Io non ne posso più di quelli che per 20 anni hanno sempre detto che in Italia va tutto soltanto male. Sempre e comunque male. Le cose che vanno male vanno cambiate. Le cose che a un certo punto possiamo rimettere in piedi, però vanno anche raccontate. Questa è una realtà, mi stupisce che non sia mai venuto un Presidente del Consiglio. Perché qui c'è l'Italia che funziona, qui c'è l'Italia che produce, qui c'è l'Italia che ci prova, qui c'è l'Italia che ci crede. Bocca al lupo. Fate tutto il meglio di quello che potete fare. Noi giorno per giorno faremo di tutto perché alle parole seguano i fatti. Siamo in prima linea perché finalmente la burocrazia possa essere aggredita, ma voi aiutateci a raccontare un'Italia che sia un'Italia di speranza. C'è una bellissima frase di Sant'Agostino che dice che la speranza aveva due figli, la rabbia e il coraggio. La rabbia per vedere le cose come sono e il coraggio per provare a cambiarle. Ecco, io vi auguro di avere sempre la giusta dose di rabbia per le cose che non vanno, ma contemporaneamente anche di valorizzare le tante qualità che questo paese ha e il coraggio che sta mettendo per provare a cambiarlo. E alle lavoratrici e ai lavoratori dico, siate orgogliosi di stare in una grande famiglia di 10.000 persone, non soltanto famiglia per la proprietà, ma famiglia perché comunque una realtà che nasce in questo modo è una 48 anni fa, una realtà che ha voglia di avere dei valori, dei tessuti, un tessuto di valori che è il tessuto di valori tipico di Verona, del nostro nord-est, ma più in generale del sistema italiano. Se questa proprietà può andare avanti è anche grazie al lavoro che voi tutti i giorni mettete quotidianamente al vostro sudore e contemporaneamente se voi avete delle possibilità di lavoro stabili e solide perché c'è una proprietà che i soldi li reinveste nell'azienda dando un segnale anche ad altri imprenditori che dovrebbero copiarli e cercare di mettere più soldi nelle imprese che non nelle attività di famiglia. Detto questo, il governo c'è, è qua, noi facciamo di tutto perché finalmente ci sia chi si lamenta, bene lamentarsi, è utile, ci serve la rabbia per cambiare, ma ci sia anche chi racconta che l'Italia ha delle realtà uniche al mondo, ne siamo orgogliosi, siamo al vostro fianco e un gigantesco in bocca al lupo perché i prossimi 48 anni, senza una posa della prima pietra, senza una cerimonia, senza le tartine dei convegni e dei festeggiamenti, ma con grande determinazione siano 48 anni in cui il vero Made in Italy abbia successo e continui a produrre posti di lavoro e ricchezza, anche perché nel mondo, me la fate dire così, c'è tanta fame d'Italia, di prodotti italiani. Ma c'è fame d'Italia. E allora, se siamo bravi, la globalizzazione nei prossimi anni vedrà crescere ancora i posti di lavoro qua e vedrà crescere le occasioni di sviluppo del nostro paese. Io sono convinto che il futuro sia un'avventura fantastica da vivere e vi auguro di cuore di poterlo fare con i valori che vi hanno contraddistinto fino ad oggi. In bocca al lupo!